Preziosi, dolcissimi, irresistibili, freschi d'estate e ancor più gustosi d'inverno, se essiccati al sole, arricchiti con mandorle tostate, finocchietto e scorzetta di limone e poi conservati in giare di terracotta. La fiera del fico mandorlato e dei prodotti tipici, giunta alla 15ª edizione, celebra il frutto principe di San Michele Salentino, il fico appunto, in 1 o 2 giorni dal sapore antico. 15 anni in cui devo dire, pur essendo di parte, che questa iniziativa è davvero cresciuta e il marchio Fico Mandorlato è un marchio che ha conseguito veramente una fortissima identità, un fortissimo connotato identitario che ha dato a San Michele Salentino proprio altrettanta specificità, per cui oramai San Michele Salentino e Fico Mandorlato vengono assolutamente associati e non solo, ma sono anche uno strumento di promozione del territorio e di riconoscimento di questo piccolo paese che grazie a questo prodotto viene, come dire, riconosciuto non solo, ripeto, a livello regionale, ma credo anche al di là di quelli che sono i confini regionali e forse anche più, speriamo. Nel weekend del 27-28 agosto San Michele Salentino diventa così capitale internazionale del gusto pugliese, tappa obbligatoria persino di Ficusnet, la rete mediterranea delle città del fico di cui il comune brindisino è cofondatore e che porta in Puglia rappresentanze importanti dal comune della città maltese di Ciagra e dal comune di Atessa in provincia di Chieti. Era nel 2012 che noi avete firmato un trattato di gemellaggio con il comune di San Michele Salentino. Il comune di Ciara a Malta è un membro attivo nella rete Ficusnet e allora noi abbiamo un comune, questo network di città che promuovono la frutta del fico. Infatti da noi ogni anno noi organizziamo una festa come questa del fico e questa attività aumentisce ogni anno e allora questa relazione con il comune di San Michele Salentino sta diventando molto forte ogni anno. Sono una produttrice del fico reale di Atessa, faccio parte di un'associazione appunto di recupero di questa antica cultura. Il nostro presidente è Vincenzo Menna, che appunto ha creato questa associazione fatta da 7 giovani produttori. Siamo diventati anche presidio Slow Food da quest'anno e insieme a Ficusnet parteciperemo alle città che appartengono alla rete di Ficusnet, quindi anche a San Michele Salentino, parteciperemo al Salone del Gusto di Torino. Vorrei ringraziare tantissimo il comune di San Michele che ci ospita in modo splendido tutti gli anni e quest'anno ci ha permesso anche di far conoscere i nostri prodotti, che sono prodotti un po' particolari perché sono prodotti cosmetici e prodotti di nicchia, diciamo, dalle marmellate ai fichi canditi al torrone di fichi secchi con noce prodotto in via artigianale ancora. Speriamo insomma di incrementare che i rapporti con San Michele e anche di interscambio tra queste due specialità ci aiutino anche per quanto riguarda un discorso più ampio a livello culturale. Thank you.
edizione caratterizzata dal lutto nazionale per il terremoto che ha colpito il centro Italia e in rispetto delle vittime dello stesso, l'amministrazione comunale e gli organizzatori hanno scelto di rinunciare a concerti e cornici artistiche, inaugurando idealmente la sagra con una conferenza stampa svoltasi direttamente in piazza Marconi dal titolo L'importanza delle denominazioni comunali DECO e dei presidi Slow Food per le produzioni tipiche. Le denominazioni comunali sono state una geniale idea del grande giornalista purtroppo scomparso Gino Veronelli. È grazie a lui che possiamo oggi avere migliaia di comuni in Italia che possono con una semplice delibera, e sottolineo semplice delibera, quindi a costo zero, avere questa forte carta d'identità del prodotto di quel comune. Oggi sono qui a San Michele. Domani mattina dovevo stare ad Amatrice perché c'era il 50° anniversario della Matriciana. Quindi quando uno pensa ad Amatrice, pensa alla Matriciana. Questo è quello che sono le DECO, l'identificazione forte con una grande identità del comune e del prodotto. Quello che è stato fatto qui in decenni, penso al fico mandorlato, lo abbino a tutto quello che è il processo del comune che sta facendo e che è conosciuto di San Michele Salentino. Tradizione che non va assolutamente dimenticata. Sono le nostre origini, sono i nostri piatti, sono le nostre tradizioni che il sindaco ha tutto il dovere e il diritto di tramandare e di far rispettare. E a proposito di DECO, in questa edizione, ad essere protagonista della Fiera del Fico Mandorlato e dei prodotti tipici, un'altra prelibatezza, l'Ogno Marienne. Gemellaggio con Sciara, che continua e che va avanti. Ennesima nuova edizione della Fiera del Fico Mandorlato. Quest'anno abbiamo voluto mettere in risalto l'importanza della DECO, sia pure per quanto riguarda un prodotto diverso dal Fico Mandorlato. Parliamo del cosiddetto Turciniet locale. Vorrei ricordare che San Michele è un paese che in passato ha avuto una grandissima tradizione per quanto riguarda appunto le macellerie. Vogliamo recuperare questo prodotto cercando di continuare un'azione che è quella appunto di promozione del territorio attraverso la promozione dell'agroalimentare, attraverso la promozione dei prodotti enogastronomici, e in quest'ottica si colloca questo riconoscimento DECO per questo prodotto che io trovo squisito, per quanto ognuno insomma ha i propri gusti. 15-20 anni fa non ci credeva nessuno, però i primi segnali sono stati la piantumazione di alberi di fico nuovi, la selezione di varietà adatte a migliorare il prodotto e soprattutto il consolidamento di un'attività agricola e di mestieri che si stavano perdendo. Quindi San Michele diventa un po' un esempio per tutti, però questa sera vogliamo andare oltre, quindi fare un passo successivo, recuperare un'antica tradizione. Abbiamo messo insieme delle macellerie che dal 1886 producono un prodotto popolo dalla cucina, dalla macelleria, che è lo New Marietto, e abbiamo deciso di seguire il percorso della DECO per andare avanti e presentare, diciamo, una nuova chicca, una nuova gemma nel paniere delle opportunità e nello scrigno, appunto, dei gusti gastronomici di questa nostra realtà, appunto, di San Michele Salentino.